È la materia a farla da protagonista in passerella da Salvatore Ferragamo. La collezione di Massimiliano Giornetti punta sull'elemento tattile. Una contrapposizione tra uno spazio che è estremamente bianco, quasi clinico, l'idea di una galleria d'arte, il bianco assoluto, per accogliere questa evoluzione di 36 outfit con colori, lavorazioni, jacquard, agugliature che si susseguono in questo show, ritmate da una musica veramente molto di emozione, di quasi un sogno, l'idea veramente di una poesia invernale con a volte questi tocchi di una sensualità. E quindi raccontare una stagione, una collezione che dopo appunto stagioni in cui il focus è stato sulla costruzione, quindi la parte molto architettonica del guardaroba, questa stagione si aggiunge un elemento nuovo, quasi tattile, sensoriale, quindi è una dimensione veramente, è una collezione da toccare, da vivere, da assaporare nei colori, nelle lavorazioni, in queste manipolazioni dei tessuti. Idealmente mi piaceva che lo spazio bianco fosse proprio il bianco assoluto per accogliere questi outfit magnificati dalla bellezza e dalla freschezza di queste ragazze, con un incedere quasi nobile, aristocratico, portano un tocco di modernità e anche di pulizia e di purezza alla collezione. Gaia Trussardi dà corpo e volto ad una nuova estetica anticonformista, dove una dose di eccentricità serve ad esaltare l'individuo. Tanti pezzi in collezione che possono essere diversamente accostati e indossati affinché ciascuno possa dare vita alla propria personale interpretazione del vestire. L'idea è quella di una corsa per rifiato nei corridoi del Louvre, come nel film The Dreamer di Bernardo Bertolucci. Per raccontare tutto ciò, ecco volumi sovradimensionati e un po' ironici, con il bomber che sfiora ginocchio, quasi a diventare un cappotto, o il tracker dalle proporzioni sfalsate, le giacche maschili ampie e confortevoli, i pantaloni dalle linee banana. Nel guardaroba anche l'Apollo, tra giochi di righe, intarsi scintillanti, piqué con ricami d'oro, il lurex argento, la felpa in pelle con araldi ricamati di canutiglie, intarsi in pelle, jersey tecnico, mano tattile per cappotti, montone e maglie d'angora. Il rigore del Giappone, i colori dell'Africa, l'arte made in Italy, la collezione di Stella Jean è un incontro di culture differenti destinate a produrre effetti inaspettati. Un capo simbolo è il kimono realizzato in lana, dunque completamente fatto a mano, lavorato ai ferri, una lavorazione artigianale italiana, e richiesto 250 ore di lavoro. Dunque in questo si è unito l'artigianalità italiana insieme a questi panorami asiatici, perché riprendono questi panorami giapponesi, e il tutto con dei colori comunque che ricordano un po' l'Africa. Dunque questo potpourri alla fine dà un risultato che, per quanto stravagante, deve riuscire a essere portabile, dare un esempio di multiculturalità applicata alla moda. Andy Warhol, Blondie, la new wave newyorkese dei primi anni 80, è uno stile decisamente rock, quello di John Richmond. La spalla è più come l'uomo, non è largo, è senza spallina, è più soft, so anche la lunghezza. Giacca più lungo, cappotto più lungo, più over, è fatto così, la boots è più alto sopra il ginocchio. Io ho sempre usato per tanti anni la teschio, questo è un teschio più ricco, pieno di gioielli,